Don Silvano, con molto affetto, lo ringrazio, l'ho sempre sentito da parte sua molto affetto, perché Don Silvano vi ama molto la Chiesa, ama molto Gesù, io, Gesù, la Chiesa, e quindi ama molto voi. Io ho sempre trovato tanto affetto, tanta comprensione, tanta passione. Don Silvano ha ricordato la grazia che è il nostro incontro, ed è davvero Pentecoste. Oggi è il cenacolo in mezzo a noi, in questa casa bella, bella per la pietra, per come è tenuta e soprattutto bella per quelle pietre vive che siamo ognuno di noi. E allora è una grazia per me essere con voi, perché vedo, sento, capisco la gioia di appartenere a questa famiglia che il Signore ha voluto, di sentire lo Spirito del Signore che riunisce, che raduna, che ci insegna a pensarci insieme, non divisi, che con tanta insistenza, con tanta fiducia non smette di credere che impariamo a voler bene, nonostante il nostro peccato, la nostra durezza, le nostre incredulità, la nostra diffidenza pratica, per cui diciamo sì, vabbè, bisogna voler bene, però poi ti dico io come si fa. Poi lascia fare a me, che lo so io, in genere, è per giustificare che lasciamo perdere tutto. Ma Gesù non è un illuso e Dio non è un ingenuo che non si rende conto, ci conosce per certi versi anche meglio di quanto noi pensiamo di conoscerci. Vi ricordate Pietro che disse, probabilmente convinto, io non ti tradirò mai, era convinto di sì, era un uomo, ti conosco le tue condizioni, ci conosce per la nostra debolezza, non si stanca di credere che ci vuole bene. E un padre non si stancherà mai, un padre, una madre non si stancherà mai di credere, e perché siamo suoi figli, perché siamo suoi, perché come certe nonne che ci consigliano, ma aspetta ancora un attimo, guarda, vedrai, perché sei un po' arrabbiato, però poi guarda che buono, no? Come buono, ha fatto questo, lascia perdere, devi capire, guarda bene, no? E chi c'ha ragione? Noi che diciamo, ma ha combinato questo? O nostra madre o nostra nonna che ci dice, come davvero una madre, guarda bene, aspetta, non è così, in fondo è buono, quante volte, no? Ma in fondo è buono, come ha fatto di tutto, perché? Perché vuole bene, ma non è che, guardate, non è che si illude, ci ama, è un'altra cosa. E chi è che cambia la vita? L'amore. Il resto non cambia niente. Tante volte uno lascia l'altro così com'è. Oggi è il compleanno della Chiesa, l'ha detto Papa Francesco l'altro giorno. Perché questo è il compleanno della Chiesa, è quando inizia la Chiesa. E la Chiesa che cos'è? Una grande struttura, un'istituzione, certamente, qualche volta con tutti i problemi. La Chiesa è questa bellissima famiglia che il Signore ha dato. È la realizzazione di quello che il Signore vuole per gli uomini, che gli uomini si vogliano bene, perché siamo fatti di volerci bene. Ci ha creato, ed è il senso della creazione e di ognuno di noi, per volerci bene. E allora, quando gli uomini sfruttano il creato, lo rovinano, quando si fanno la guerra tra di loro, quando stanno vicini non si vogliono bene, esattamente il contrario di quello che vuole Dio. Allora Pentecoste, cioè oggi, e lo vediamo quanto è da gioia lasciarci radunare dal Signore, essere suoi e farci riempire dal suo Spirito. Perché lo Spirito scende su ognuno di noi. Io non ho visto niente. Ho visto
sopra ci sono le vetrate che forse può essere che sia anche un po' dello spirito, i colori sono anche un po' quelli, no? Che scende lo spirito come di fuoco, quindi è molto colorato. Oggi infatti ci siamo visti di rosso, no? Proprio per indicare la passione, il fuoco. Il cristiano può essere uno moscio, non mi vengono altri aggettivi, è un po' romano effettivamente moscio, uno un po' tiepido, ecco, diciamo così, fa tiepido. E deve avere un cuore vero di amore. E perché lo spirito, in sostanza, che vuol dire? L'amore. L'amore. Quel luogo fu pieno di amore. Io lo sento tanto oggi, come questa casa è davvero quel cenacolo di Gerusalemme, pieno di amore. Ma perché i discepoli avevano capito tutto? Non avevano capito tutto. Avevano imparato a catechismo che proprio ne sapevano più della suora. Non avevano imparato tutto che ne sapevano più della suora e nemmeno di Don Silvano. Eppure si sentono pieni dell'amore di Dio. E allora avevano paura, no? E come sempre avviene quando uno ha paura, paura di quello degli altri, di come mi guardano, di quello che penseranno, paura che figura farò, paura di sbagliare, tante paure ce le abbiamo tutti, no? E qualche volta passiamo la vita a cercare di trovare la risposta alla paura. Poi pensiamo che la risposta alla paura sia il coraggio, oppure che la risposta alla paura sia l'incoscienza. Non ci pensare, non ci penso, io non so che dire, non so far bene, so fatto male, ho tanti problemi, non so se poi funziono. Allora ce ne restiamo chiusi, oppure non so quello che mi capiterà, non so quello che mi diranno. Qualche volta abbiamo ragione, paura, abbiamo tanti motivi per aver paura, perché il mondo intorno, fratelli, è pieno anche di difficoltà. Alcune volte le vediamo noi, cioè le paure ce le abbiamo dentro, e altre volte è un mondo che non ci piace così. È un mondo dove il fratello uccide il fratello, è un mondo che non vogliamo. In nome di Dio, bestemmiando il nome di Dio, si toglie la vita agli altri, non va bene. È anche un mondo dove tanti non sono aiutati e gli manca tutto e non va bene. Dove un bambino muore in mezzo al mare, fratelli, non va bene, non può andare bene. E dice, ma chi ce l'ha fatto fare? Chi gliel'ha fatto fare? E se l'ha fatto, vuol dire che era disperato. E non va bene che un bambino muoia in mezzo al mare, come non va bene le tante notizie che ci mettono paura. E allora qualche volta abbiamo anche noi la tentazione, chiudiamoci, così stiamo bene. Qualche volta lo diciamo, chiudiamoci, io non ci penso. È come quando cambiamo canale, basta, io non voglio più vedere queste cose, mi metto a vedere, non so, i canzonette, non so, quelle cose più stupide che ci stanno, parecchie in televisione, insomma, qualche volta cerca quelle intelligenti, uno si piega parecchio, insomma, è più facile che trovare le cose un po' più stupide, no? Perché non voglio vedere queste cose, ma ci stanno. E non risolviamo i problemi chiudendo la porta, ma risolviamo come? Con coraggio. Chi non ha il coraggio? C'era quello che diceva, il coraggio non da solo, solo può andare, no? C'era ragione. Io ho paura. E chi vuole il coraggio? Dove lo trovo? Che qualcuno mi vende il coraggio? C'è qualcuno che vende il coraggio? Qualcuno che genera, casomai, vende le cose per non pensare. Le tante droghe, ce ne sono tante, eh? Per cui io non penso, così mi ciucco la sera, sono tutto contento per un paio d'ore, non penso più a niente. E ma dopodiché c'è il mal di testa che ti dura tutto il resto del giorno, eh? Ma dopodiché il mondo resta lo stesso. E non me ne accorgo io, non è che... E dice, ma è così almeno non vedo, e vabbè, tanto è ancora peggio, no? E allora qual è la risposta? L'amore. L'amore è la risposta. È l'amore che ci dà tutto. E lo spirito è l'amore che riempie il nostro cuore, l'amore di Dio che ci riempie il nostro cuore. E quando lo capiamo, quando lo sentiamo, per me, dice, non per tutti, è tutto uguale. No, no, è uguale ed è diverso per ognuno. È curioso. Come l'amore, e l'amore non è mai tutto uguale, non è mai in senso, mai,
l'amore vero. Perché? Perché ognuno è diverso. E quindi ognuno, cioè, l'amore significa qualcosa di diverso per ognuno. Sempre. Allora, l'ultima cosa che voglio dire è questa. I discepoli avevano paura che a un certo punto cambia tutto, perché sentono che sono pieni dell'amore di Dio. E allora si sentono forti. Non forti perché hanno imparato tutto a memoria, che ne so, perché hanno studiato tutto, forti perché si sono presi in pasticcone e si credevano di essere invulnerabili, che ne so, forti perché si gasavano tra di loro, perché amati, perché vuol dire che Dio ti vuole bene. E allora il dono che siamo ognuno di noi, perché ognuno di noi è un dono, io, sì, ognuno di noi. Ma un dono perché siamo insieme, perché lo spirito comincia ad andare incontro agli altri a parlare. Questa è l'ultima cosa che voglio dire. A Pentecoste le porte si aprono. Qui lui, Don Silvano, a scanso di lui, invece l'ha tenuta aperta, giustamente. Ma le porte della Chiesa sono sempre aperte, l'inverno la vedo un po' più dura, però in sostanza sono sempre aperte. Aperte in tutti e due i sensi. Aperte nell'accoglienza, qui ci sarà sempre qualcuno che ti vuole bene. Magari devi imparare, perché si è dimenticato l'amore che il Signore gli ha messo dentro, ma troveremo sempre accoglienza. E poi da qui esce tanto amore. A Pentecoste le porte si aprirono verso l'esterno e rimasero aperte. Per cui la comunità è sempre accogliente, ma va incontro agli altri. Dice, se vuole viene lui. E no, io sono pieno di amore. E se c'è un amore, voglio che anche lui, gli voglio bene pure a lui. Ma ci meglio quello, è un parte degli amici di Roma, da Cirene. Se voi vedete quell'icona che Don Silvano ha messo, c'è Maria, perché c'è la Maria, che vuol dire la comunità. La Chiesa, la comunità dei fratelli e delle sorelle, noi. C'è Maria, ci sono i 12, gli 11, scusate, perché ancora non c'è la Mattia. Poi vedete che là sotto ci stanno, mi sembra, quattro personaggi, tutti inversi. Se non sbaglio ci sta anche uno un po' più scuro, mi sembra, tutti inversi. Perché? Che erano quei popoli che venivano tutti quanti a Gerusalemme e tutti capivano. Oh, tutti capivano, la città ha fatto un corso intensivo al Bernes, come si chiama, quello per studiare le lingue, che per me, almeno per me non hanno mai funzionato. Perché parlavano la vera lingua dell'uomo, che è la lingua di Dio, che è la lingua dell'amore. La capiscono tutti, ma devi cominciare a parlarla. E se cominci a parlarla, ti accorgerai che l'altro capisce. Mentre tante volte noi pensiamo, ma tanto quello che non ci parla, ma tanto devi parlare, ma la lingua dell'amore. Non quella del pregiudizio, dei muri, della diffidenza, eccetera, eccetera. Devi parlare la lingua in cui io ti voglio, è la lingua dei bambini, Non so se vi è mai capitato che uno si incontra dei bambini che non parlano italiano, no? O si capiscono? Si riescono a capire come fanno? È perché si vogliono bene. Perché si mettono a giocare insieme, poi magari si arrabbiano pure un po', però dopodiché si capiscono anche nel quello, e poi rifanno pace. Parliamo questa lingua, fratelli. Il mondo ne ha bisogno, altrimenti è proprio una babele. E nella babele il fratello non riconosce più il suo fratello, non gli sa dire che gli vuol bene, non lo capisce più, parla un'altra lingua. A noi il Signore ci ha messo qua dentro la lingua del suo amore. Allora io chiedo, da questa Pentecoste, due doni, la fiducia e l'umiltà, di avere tanta fiducia verso gli altri. Il Signore ce l'ha con noi, dobbiamo avere tanta fiducia verso gli altri. Guardate, la nostra è a contagoccia, ammettiamo un po' di fiducia, se non funziona, con me ha chiuso. Se il Signore avesse fatto così con noi, i conti con tutti noi l'avrebbe chiusi da un bel pezzo, e continua ad avere fiducia. Fiducia che l'amore cambia la vita, l'ha cambiata a noi, l'ha cambiata, ci ha reso diversi, e ogni volta che sentiamo l'amore di Dio, allora cambiamo.
accorgi che il nostro cuore sia pieno di amore e con fiducia e umiltà cambiamo questo mondo, perché non sta più andando bene. E perché, come quei primi apostoli, anche noi compiamo tanti prodigi, non perché facciamo i prodigi e le magie, ma tanti prodigi con i veri, i tanti frutti dell'amore, che riescono a fare le cose più incredibili, perché l'amore è quello che cambia la vita e ci rende capaci di fare le cose di Dio. Ecco Pentecoste, ed è questa anche la mia preghiera per la per le vostre comunità, no? E che possiate essere come quei primi apostoli, amici tra di loro, amici verso tutti, che parlano la lingua di Dio, che è la lingua dell'amore. Grazie.